Eccoci qui pronti con Stefano Nava per commentare questo match. Grande attesa, speriamo che lo spettacolo non tradisca. Protagonista del match di oggi sono Spagna e Inghilterra. Protagonista del match di oggi, queste due nazionali, Stefano, scendere in campo indossando la maglia del proprio paese regala sempre stimoli ed emozioni incredibili. Giocare in nazionale è il massimo traguardo al quale può ambire ogni calciatore. Capisco i timori dei club che rischiano di vedere infortunarsi alcuni dei loro giocatori migliori, è già capitato, ma quando si gioca per il proprio paese passa tutto in secondo piano. A giudicare dallo schieramento a cui scendono in campo, l'impressione che vogliano lottare anche oggi il classico pressing asfissiante. È così, Stefano? Sulla carta ci sta, è una tattica sicuramente molto dispendiosa sotto il profilo fisico. Vedremo se reggeranno tutti i 90 minuti. Giocare di fronte agli oltre 80.000 del Bernabeu è un onore e un privilegio toccato solo ai grandi campioni, da cui sono passate alcune delle leggende che hanno fatto la storia di questo sport. Al suo interno ospita fra gli altri il Museo del Real con tutti i trofei e i cimeli dei Blancos. Stadio davvero imponente, capace di mettere soggezione a chi non è abituato a certi palcoscenici. Giocare qui è il sogno di ogni calciatore, un'emozione che ti resta dentro per tutta la vita. Ecco, con l'aiuto della grafica, la formazione inglese. Hanno scelto di partire col 5-3-2, schieramento piuttosto prudente nonostante la presenza in campo di due punte. Tutto sta nel vedere come l'ha preparata l'allenatore. Basta spostare un paio di pedine qua e là per cambiare completamente volto alla squadra e passare per esempio a un 3-5-2 già più votato all'attacco. Lingard. Inghilterra porta palla nella tre quarti avversaria. Alla palla del vantaggio, una palla gol nitida, sprecata per portarsi in vantaggio. Sarebbe stato importante trovare il gol dopo pochi minuti, avrebbero potuto gestire meglio la partita, anche se è ancora troppo presto per fare calcoli. Una delle stelle in campo oggi. Kane, Lingard, Saúñiguez, Asensio. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Occhio al cross di Thiago Alcântara. Saúl! Primo tempo di questa sfida che si è chiuso a reti inviolate. Ci aspettavamo qualcosa di più, Stefano, vero? Per essere un amichevole finora ha deluso un po' le attese. Speravamo di vedere qualche gol. E invece abbiamo assistito a una partita molto tattica. L'augurio è che le cose possano cambiare nella ripresa. Secondo tempo che riparte con l'Inghilterra che manovra. Posizione buona per il cross. Taglia nel mezzo. Lingard! Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. E c'è il gol di Lingard! Pallone che è finito dritto in rete. Micidiale! La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. L'allenatore sceglie a questo punto nettamente una tattica più prudente, vedremo se funzionerà. Palla interessante nello spazio. Può metterla in mezzo. Difensore che interviene e libera l'area. Occhio perché ci sarà una sostituzione. Abbiamo assistito a 90 minuti di buon calcio, un amichevole che ci ha offerto uno spettacolo degno delle due squadre in campo. Risultato che alla fine premia i loro sforzi, sia pure per un solo gol. Hanno sfruttato al meglio le occasioni avute, ma direi che anche la formazione avversaria non ha demeritato. Penso che alla fine i due allenatori
possano ritenersi comunque soddisfatti della prestazione.